Stavo pensando, non ha più tanto senso fare video tutorial sul super bonus 110%. E sapete perché? Potreste dire perché li fanno tutti, perché hai finito gli argomenti. No, ma in realtà non è per questo motivo. Il motivo è molto semplice ed è lo stesso motivo per cui questo video durerà pochissimo. Guardate un po'. Dal sito PMI.it elaboro che esiste la possibilità di poter andare a contattare direttamente l'ENEA in merito al 110%. Lo si può fare in determinati giorni e orari, certo, ma la cosa interessante è che lo si può fare tramite mail. La mail potrà essere corredata di allegati e qui i dettagli specifici. Sinceramente la cosa bella è che una volta inviato il quesito la risposta che otterremo sarà una risposta ufficiale e personalizzata, oserei dire. Naturalmente sarà importante preoccuparsi di osservare, di guardare, di analizzare prima tutte le FAQ in modo da non fare domande a cui hanno già fondamentalmente fornito una risposta. A tal proposito andiamo a vedere il sito dell'ENEA, che cosa ci mostra, quali sono i documenti scaricabili dal sito dell'ENEA. Ovviamente documenti relativi alle varie FAQ, appunto. Prima di tutto, che cos'è l'ENEA? L'ENEA è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Su questo sito troviamo le FAQ di cui parlavamo prima, i vademecum, le guide rapide, i documenti di riferimento. Quindi sì, c'è tutto. Ok, in sostanza non serve più che persone come me facciano dei video in merito al discorso super bonus 110%. Ormai le informazioni le possiamo trovare ovunque e sono oggettivamente ben strutturate. A questo punto non mi rimane altro che salutarvi e darvi l'appuntamento al prossimo video, dove tratteremo un argomento diverso, ovviamente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like al video e guardate anche gli altri contenuti. Chissà mai che magari ci sia qualcosa di interessante. Ciao e a presto! Se anche tu vuoi aiutare questo canale a crescere, non dimenticarti di mettere like e soprattutto di iscriverti. Grazie!